Prendimi con Te News, io sono Alice Ceccarini, sentiamo insieme il sommario di oggi. Oi Pain, emergenza cure cuccioli. Essere animali, gli allevamenti biologici sono... Sono Valentina De Nucci, ecco la nuova edizione di Prendimi con Te News. Bentornati nella rubrica Educazione. Io sono Manuela Cantore, consulente della relazione felina. Benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica Virus. Ed ora siamo giunti al nostro angolo social. EMPA. Vigili del fuoco salvano cane in un pozzo. OIPA. Lieto fine per Peter. LAV. Animali in costituzione, cosa cambia e cosa dovrà cambiare. E bentrovati anche oggi a tutti i telespettatori di Prendimi con Te News. Con la prima notizia andiamo a Torre Maggiore in provincia di Foggia, dove grazie alla segnalazione di un ragazzo che ha sentito dei lamenti provenienti da un pozzo, sono stati allertati l'EMPA di Torre Maggiore e i Vigili del Fuoco, che si sono recati immediatamente all'interno del pozzo e sono riusciti a salvare un cane di 4 anni. Non si sa come il cane sia riuscito a finire all'interno del pozzo, ma le sue condizioni sono abbastanza buone, nonostante sia chiaramente spaventato e zoppichi a causa della caduta. Vediamo insieme il servizio a cura di EMPA. E adesso una storia a lieto fine. Vi ricorderete sicuramente di Peter, che era stato ritrovato dagli angeli blu dell'OIPA di Ancona in condizioni davvero pessime. Era denutrito e pesava pochissimo rispetto agli standard della sua razza, ma il suo dolcissimo musetto e i suoi occhi pieni di speranza sono riusciti ad incontrare un cuore umano e da lì è cambiata la sua vita. Conosciamolo insieme nel servizio a cura di OIPA. E adesso con voi voglio tornare ad un argomento di poco tempo fa, e cioè all'introduzione all'interno della nostra Costituzione italiana, all'articolo 9 della tutela dell'ambiente e degli animali. Vero è che verba volant e scripta manent, ma molte volte i progetti e l'attuazione degli stessi stentano a decollare o addirittura svaniscono nel nulla. Noi dobbiamo tenere ben presente che animali e ambiente hanno diritti che vanno conosciuti e riconosciuti prima e rispettati dopo. E l'essere umano si deve rendere conto che non possiede gli animali e l'ambiente che lo circonda, e non è soltanto una questione di avere più o meno sensibilità, è solo di dare un senso alla parola sapiens che l'evoluzione ha voluto abbinare alla parola homo, categoria alla quale noi apparteniamo. Guardiamo insieme il servizio a cura di LAV. Thank you.
Ed eccoci arrivati allo spazio dedicato alla rubrica Adozioni. In questo periodo stiamo ricevendo tantissimi riscontri positivi da parte di voi telespettatori, sia per quanto riguarda gli aiuti che per quanto riguarda le adozioni dei nostri amici a quattro zampe meno fortunati. Noi vi ricordiamo sempre che soprattutto in questo periodo molto complicato, adottare non deve essere una situazione temporanea, ma deve essere per il resto della vita del nostro amico a quattro zampe. Adottare non è mai facile, soprattutto all'inizio. È l'incontro di due persone che non si conoscono e non conoscono le rispettive abitudini, ma vedrete che se avrete pazienza sarà un amore infinito per il resto della vostra vita. E per chiunque volesse adottare può contattarci al numero WhatsApp 351 1755 144. E adesso vediamo insieme gli appelli che abbiamo scelto per voi oggi. Ciao a tutti, mi chiamo Aramis, ho circa 8 mesi e sono una taglia media. Sono simpatico, gioioso e vitale. L'area sgambo con me diventa un angolo di divertimento. Sono compatibile con i miei simili e sto anche imparando ad andare al guinzaglio. Sono continuamente alla ricerca di coccole e attenzioni e vorrei tanto trovare al più presto una famiglia a cui dare amore smisuratamente. Me la date una mano? Mi affideranno castrato, vaccinato e microchippato con preaffido e modulo di adozione. Questo dolce scricciolo è Jack. Ha circa 5 anni e mezzo ed è una taglia piccola. Ha un carattere chiuso verso gli umani, ma è socievole con i suoi simili. Sta pian piano imparando ad andare al guinzaglio, ma ancora non si fida completamente. Una volta in area sgambo, tende a isolarsi e cercare il contatto con i suoi compagni di box. Cerchiamo per lui un'adozione, possibilmente in zona, in modo da non stressarlo troppo con viaggi lunghi, di cui potrebbe spaventarsi ulteriormente. Sarebbe ideale una famiglia che abbia già un pelosetto della sua taglia o poco più grande a cui potrebbe appoggiarsi. Jack si trova al canile Galileo Galilei di Latina e verrà affidato, castrato, vaccinato e microchippato con preaffido e modulo di adozione. Adesso vi presentiamo Billy, un meticcio Rottweiler di circa 5 anni, buonissimo e bravissimo al guinzaglio. Non crea molto rapporto coi volontari, forse perché sa che sono di passaggio, ma sicuramente, integrato in una famiglia consapevole, responsabile e conoscitrice della razza, diventerà amorevole. Ama tantissimo le coccole. Non considera molto gli altri suoi simili, davanti a loro non fa un abbaio e non dà segni di interessamento, ma sarebbe meglio un'adozione come figlio unico, o al massimo con una femmina da testare. Verrà affidato, castrato, vaccinato e microchippato con preaffido e modulo di adozione. Freddy ha 3 mesi e mezzo, è un cucciolo dolcissimo dal carattere forte e dinamico. Quando è stato trovato, il termometro quasi non rilevava la temperatura, aveva ancora il cordone ed era nato da poche ore. Ci vollero quasi 24 ore per farlo ciucciare e riprendere la temperatura. Ma lui è un piccolo guerriero forte e ha il suo caratterino. Sarà una futura taglia medio piccola, si trova in provincia di Salerno, ma viaggia per buona adozione al centro e nord Italia. Facciamo sì che la sua storia abbia un lieto fine. Passiamo adesso agli aggiornamenti della guerra in Ucraina per quanto riguarda i nostri amici animali e guardiamo insieme l'intervista fatta a 3 donne, Sasha, Nina e Elena, che scappando da Kiev si sono dimenticate di tutto tranne che dei loro amici a quattro zampe. Guardiamole insieme nel servizio a cura di Lav. I
didn't have time even brush my teeth or take a shower or even sleep of more than 2 hours because we always listen sounds like sirena. Sono molto felice, le ragazze sono arrivate, stanno bene, i cagnolini sono a posto, stanno benissimo anche loro. Adesso tra pochissimo arriveremo all'appartamento che la Lav ha messo a disposizione e gratuitamente potranno stare tutto il tempo necessario loro insieme ai loro animali. I arrived in Italy with my grandmother, with my mother and with my two of favorite dogs. Things are very very bad in Kiev. It is all destroyed. If you have any animals, you must protect them because it is the one of the important things. Vienna is 12 years old and he has hated driving since childhood. He hates car more than who knows more than but he almost hate cars. But this time he was like a hero. He understood the mood of us and his behavior was very quality and very calm. A lot of products now is on our home and we finally have home. It is a big things for us and a big things for dogs. And now we finally happy because you make us happy and finally we feel that we in safe. E adesso prendiamoci un momento per ringraziare tutte le persone che hanno donato e che stanno donando per gli animali nella raccolta fondi emergenza ucraina e vediamo nel dettaglio le operazioni concrete che le associazioni stanno offrendo. L'emergenza chiaramente non è ancora finita, quindi se potete donare continuate a farlo. Un grazie sentito a tutti voi, guardiamo il servizio a cura di OIPA. Continuiamo con un servizio a cura di Lav che è arrivata fino al confine con l'Ucraina per poter dare cibo agli animali in difficoltà. Guardiamo insieme il servizio. Alle mie spalle c'è una delle frontiere tra l'Ungheria e l'Ucraina e sono punti da cui le famiglie in fuga, le persone e anche gli animali arrivano finalmente in un paese sicuro. My job is to welcome these people, to show them that that now they are safe. There are families taking the animals as well. Sometimes we found only one car, but they brought only dogs. Da Trento siamo partiti e siamo arrivati fino a Budapest, dove abbiamo cominciato a fare una prima distribuzione di aiuti alla stazione dei treni. Abbiamo poi proseguito fino al confine con l'Ucraina, dove abbiamo lasciato i primi aiuti alle frontiere, e in modo che le famiglie possano poi prendere il cibo per gli animali che hanno portato con loro. If anybody has a pet and they get not just the food for the children or for themselves, but something for the pets, they start to cry because that's real love for them.
Ed eccoci arrivati al momento interattivo con i nostri telespettatori, lo spazio dedicato alla rubrica hashtag Io Guardo Prendimi con Te News. Vi ringrazio per tutte le foto che sempre ci inviate al nostro numero WhatsApp 351 17 55 144. Continuate a farlo, sappiamo che siete numerosi. E adesso prendetevi un istante per fare una foto al vostro televisore mentre ci state guardando. E adesso vediamo insieme le foto che abbiamo scelto per voi oggi. Ed ecco per voi delle indicazioni per seguirci anche sui nostri social. E ci troviamo su Facebook alla pagina Prendimi con Te News, in cui la nostra redazione pubblica tutte le notizie di cronaca e le novità sui nostri amati amici animali. Mettendo quindi un semplice like rimarrete sempre aggiornati e potrete rivedere tutte le nostre edizioni passate. Siamo anche su Instagram con il nickname Prendimi con Te TV, dove oltre alle foto della nostra redazione troverete anche tutte le foto che ci inviate insieme ai vostri amati pet. Vi ricordiamo come sempre che rispondiamo a tutte le vostre domande al numero WhatsApp 351 17 55 144. E anche oggi siamo giunti al termine, grazie per essere stati con noi. Io mi auguro di avervi tenuti informati per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti del nostro mondo animale. Un buon proseguimento con i programmi di questa emittente. Un caro saluto da Florinda.